Benvenuto nei tutorial di Sherbot Academy. Io sono Damiano Fontana, ricercatore di Sherbot. Ti aiuterò a ottenere stampe bellissime. Condividi e posta su Facebook i risultati della tua stampante 3D. Se abbiamo una stampante a doppio estrusore, la prima operazione da fare è quella di parcheggiare il secondo estrusore a lato, svitando la vite che c'è sopra la ventola. Togliendo quella, il secondo estrusore si staccherà dal primo e verrà parcheggiato a lato. Una calamita ci aiuterà a tenere il secondo estrusore fuori dall'area di stampa. A estrusore freddo eliminiamo il ricciolino di plastica che si può formare dopo una stampa. Puliamo il piano di vetro ed eventuali residui di plastica aiutandoci con una spatola e dell'acqua calda. Inseriamo il piano di vetro nella stampante e fissiamolo con le clip in dotazione. Questo è il corretto posizionamento delle mollette. Iniziamo ora la procedura di calibrazione della stampante. Andiamo sul menu Prepara, Calibrazione piano manuale. La stampante, dopo l'azzeramento degli assi, andrà a posizionarsi nei quattro angoli del piano di stampa. Cliccando sulla rotella del pannello frontale, passeremo alla regolazione della vite successiva. Ora ci posizioneremo sulla terza per avere una migliore visuale. Avvitiamo la vite fino ad avere qualche millimetro di spazio tra il piano di vetro e l'ugello. Con l'aiuto di un foglio di carta controlleremo la regolazione svitando mezzo giro alla volta. Fermiamoci quando il foglio non riesce più a passare. Ripeteremo questa operazione per tutte e quattro le viti del piano. Inseriamo un nuovo filamento nella stampante. Andando nel menu, Prepara, Cambio filo di X. La stampante manderà in temperatura l'estrusore e tirerà fuori il vecchio filamento se presente. Ci avviserà con un suono acustico. Clicchiamo sul pannello frontale per caricare un nuovo filamento. Prima dell'operazione di caricamento però andremo a spuntare il filo. Spingiamo con una certa forza il filamento all'interno del foro sopra la parte di PVC. Lasciamo che la macchina estruda un po' di filamento, così che l'ugello sarà pulito dal vecchio filo. Andiamo poi a rimuovere la plastica estrusa dalla macchina. Lacchiamo il piano di stampa per avere una migliore adesione, ricordandoci di fare questa operazione fuori dalla macchina. Ora lanciamo un test di stampa andando sotto menu Prepara, Calibrazione piano automatica. Potrebbe anche chiamarsi test di stampa. La stampante andrà a stampare dei rettangoli concentrici sull'area di stampa. Questo ci servirà per capire se la nostra taratura è andata a buon fine oppure ci sono da fare delle correzioni. Quando la macchina finisce di stampare un quadrato, si ferma e attende un click dal pannello frontale. Questo ci permette di fare delle correzioni prima di stampare un altro quadrato. Ora io andrò a alzare il piano di stampa e abbassarlo nei due angoli per verificare gli errori che possono essere fatti durante una calibrazione. Lasciamo che la macchina finisca la sua calibrazione e andiamo a rimuovere il piano per verificare la nostra taratura. In quest'angolo l'estrusore è troppo lontano dal vetro, quindi la plastica si stacca molto facilmente, semplicemente passandoci sopra il dito. Dobbiamo svitare la vite corrispondente a quest'angolo per avvicinare il piano di stampa all'estrusore. Qui invece, come vedete, la seconda striscia bianca a un certo punto scompare, perché l'estrusore è troppo vicino al piano di vetro. Dobbiamo quindi avvitare la vite corrispondente a quest'angolo per allontanare il piano di vetro dall'estrusore.
Questo video è finito. Continua a seguire i nostri video tutorial e condividi su Facebook l'esperienza della tua stampante 3D.